Saranno solamente operazioni di difesa e di supporto, assicurano dal governo italiano. I droni statunitensi, questa volta armati, potranno sì decollare dalla base militare di Sigonella, ma solo a protezione di eventuali azioni delle forze speciali americane contro l'ISIS in Nord Africa e soprattutto in Libia. Dopo una trattativa lunga più di un anno, l'Italia dunque ha ceduto alle pressioni degli Stati Uniti e ha detto sia a Barack Obama, che chiedeva l'utilizzo della base siciliana per supportare le azioni militari americane dall'altra parte del Mediterraneo. Un sì però vincolato, dicono dal Ministero della Difesa italiano, legato a determinate condizioni. La prima, come abbiamo già detto, è che si tratti esclusivamente di operazioni di difesa o di appoggio, azioni che dovranno essere esplicitamente richieste dall'alleato e di volta in volta saranno vagliate e autorizzate dal comando militare italiano. Senza il suo beneplacito nessun drone si alzerà da Sigonella in direzione della Libia. Al di là dei modi e dei termini di questo accordo tra Italia e Stati Uniti, sta di fatto che il paese nordafricano fa sempre più paura. È da qui che l'ISIS può minacciare l'Occidente ed espandersi nell'intero continente africano. Il Califfato Nero sta consolidando i suoi avamposti, sfruttando il caos in cui è piombata la Libia subito dopo la caduta di Gheddafi. Una terra oggi in preda alla confusione, contesa aspramente da due governi e da più di 140 tribù, una volta tenute insieme nel bene e nel male dal potere del colonnello. Una terra che cerca comunque di trovare l'unità, anche se la strada sembra ancora lunga. Oggi il Parlamento di Tobruk, l'unico riconosciuto dalla comunità internazionale, ha rinviato alla prossima settimana il voto sul nuovo esecutivo, quello che dovrebbe guidare il paese.